Allora, parliamo un attimo della canzone e del personaggio Anna Oxa. L'ultima domanda per Alessia Lautone, Rossella Rasulo, direttrice. Eccomi, Anna Oxa è una grandissima. Io l'ho trovata grande anche in questa esibizione, che chiaramente non è piaciuta al pubblico, comunque non è piaciuta come doveva arrivare al pubblico, perché lei proprio cantava una cosa diversa da tutto quello che è la realtà. Quindi insomma, diciamo che i tempi, lei è andata da una parte, i tempi sono andati dall'altra. Però questo bisogno di spiritualità, secondo me, si sentiva tutto. Lei fa lo spettacolo che deve fare da sempre, da quando proprio è nata come artista. Lei è una che scende e fa spettacolo. Chiaramente ora le riesce molto meno di prima, perché l'età avanza e l'età si vede, però è una grandissima artista, a me piace moltissimo Nozza. Allora, sentiamo la Rasulo, poi c'è una polemica sulla splendida voce di Anna, nulla da dire, sempre eccezionale. Sì. Ha portato sul palco uno stile che le ha permesso di diversificarsi da chiunque, perché era l'unica che in qualche modo si è espressa in modo diverso, ecco, mettiamola così, anche i capelli, la serata finale, una performance specialmente nella finale molto più alta di quella delle altre serate. C'è da dire che forse non è stato capito questo brano, non è stata capita in un contesto in cui ha visto un altro sentimento, un altro cuore. Non è stata per la sua posizione, perché aspetta, fatemi finire, che sennò non salire un po' di più. Allora, secondo la direttrice Rossella Rasulo, non si è capito il messaggio, cioè in realtà forse era talmente alto come messaggio, Mauro, che tante persone non l'hanno quello capito, questo io. Stanno dicendo, quello che aveva detto anche Eric prima, cioè, me però, poi però Mauro dice, beh, però basta andare a vedere il testo, allora. Sì, ma anche gli artisti a volte passano un messaggio attraverso la loro sensibilità, attraverso c'è il loro modo... La musica meno facile. Allora, la musica meno facile non va penalizzata perché è meno facile. Ciò che sta facendo Anna è esprimere se stessa. Quando diciamo che un artista deve essere sincero il più possibile e coerente, ovviamente se si è fatto un ragionamento diverso, no? Sa benissimo da sola, se si fosse messa in grande spolvero cantando una canzone come le tante popolari che ha cantato prima, avrebbe ottenuto un consenso maggiore. Ma la sua sincerità va premiata proprio per questo, ben sapendo che è una cantante dotatissima dal punto di vista vocale e che può usare la sua voce come le pare, fa un percorso anche di contenuti, che male c'è,
questo non capisco. No, la canzone però, non è solo Zimpi. Cosa, secondo me, allora tu hai ragione, questo è un brano molto complesso, magari ha bisogno di più di un ascolto. Io poi non lo trovo nemmeno così complesso e non trovo giusto che sia arrivata terz'ultima, perché ecco, qua non c'è stata meritocrazia in questo caso. Però forse il personaggio sovrasta il brano, cioè si è parlato più di Anna Ox che del suo brano. È però è sempre che stato che il su Anna Ox è sempre stato che il personaggio sovrastato i brani, nonostante la sua bravura. Ma lei si è sempre presentata con dei look incredibili, Eleonora quest'anno per lei era un rientro vero e proprio, perché ha partecipato al Festival Sanremo, dopo un periodo di lontananza dal video. Se lo poteva giocare un po' meglio, perché certo la sua simpatia, il suo carattere, ma forse lei non se lo voleva giocare meglio, lei voleva essere questo, punto e basta. Coruzzi, se l'è giocato perché io la stampa non l'ha premiata. Te sento male, Coruzzi, ti avvicina al microfono che così ti sento allora, meglio. Mauro, mi avvicino? Mi senti un po' meglio? Ecco, ok, bravo, avvicinati allora al microfono. Lei non si doveva giocare nulla, non era a Sanremo al casino a giocare le fish, era lì a esprimere quello che è oggi. No, l'ho capito, ma partecipi comunque a una gara, perdonami, Sanremo è una gara. E chi se ne frega della gara, lei non è lì neanche per vincere. Vai, fai l'ospite. Lei allora è lì per esprimere se stessa, onestà innanzitutto. Ma fa benissimo esprimere se stessa, però poi dopo allora è normale che si mette la merce di tutti e quindi anche delle critiche. Si mette la merce, e dopo quel punto nessuno si impegna a capirla. Tutti si aspettavano la discesa dalla scala come se però fosse... Però non può, uno non può peccare di presunzione, non puoi aspettarti che siano sempre gli altri, ragazzi, a capirti. Allora, dai, su via. Sabato pomeriggio, durante la diretta di Rai 1, a Italia sì, abbiamo cominciato alle 14, Mariotto, Guillermo Mariotto ed io abbiamo fatto la nostra sceneggiata, ma a favore di Anna, e ci siamo messi sotto lo schermo del grande apparato di Rai 1 in piazza Colombo a Sanremo, in ginocchio adorando Dea Anna Ox. È una dea discesa dal cielo, che vi piaccia o no è una delle poche dive rimaste. Lei è Patti Pravo, poi sono tutte ordinarie della musica, sono tutte impiegate però, delle sette note, Ruzzi, queste scendono da un'altra galassia di Anna Ox. Però Mauro, il pezzo meritava, perché il pezzo è bello, la non meritava di arrivare terz'ultimo, certo, il testo è bello, e lei, ma lei come si fa a definire la nonna Belarda? Con tutta la cattiveria usata, nonna Belarda, cosa c'entra? I meme, sarà questa la comunicazione di oggi? Chi se ne frega? Definita la cantante con la scopa, le manca la scopa e poi nonna Belarda la Befana. Ma porca miseria, lo capite o no che non è stata costretta da nessuno a fare questo? È una scelta artistica, piena di contenuti e soprattutto, ribadisco, Festival della Canzone Italiana, ci vuole chi sappia cantare, lei sa cantare, e dal 78 con un'emozione da poco, rifatta meravigliosamente nella serie dei duetti con suo amico violinista albanese, fino ad oggi, passando per Roberto Vecchioni, che le ha scritto A lei, canzone formidabile, fino ad oggi, dove ha scritto se stessa. Qui non si discute la sua bravura e il suo talento, però, Mauro, qui non si sta discutendo né la sua bravura, né il suo talento, né la sua voce, perché è straordinaria. Dico solo che nel momento in cui tu accetti di partecipare a una kermesse importante come quella di Sanremo, dovresti in qualche modo anche esprimere te stessa, ma strizzare l'occhio un pochettino alla stampa. Non puoi dire l'occhio. Che la tua canzone non è stata capita perché la gente non ci arriva, perché è scema. Non è che ci arriva, non è che non c'è. No. Non quello, è che la gente si è abituata al disimpegno. Però parlate una alla volta, lei però Mauro ha scritto questo. Allora io sono d'accordo con te che lei si deve esprimere per quello che è, fa benissimo. Però se poi non viene capita, non se la deve prendere. E perché no? L'artista è permaloso di natura, ci mancherebbe che non se la prendesse. Perché ha fatto ha scritto sui social un post dove non carino molto nei confronti del pubblico che non l'hanno apprezzata, ecco. È normale che accada. Quanti? E allora ultimo che non ha parlato con i giornalisti. Letto. Possiamo scaricarlo questo post? Non ho letto questo post. Chi ha scritto in questo post? Ma sostanzialmente chi non la capiva era limitato, ecco, diciamo. Cancellato. Ho capito, hai cancellato, intanto l'hai scritto. Tamilia, vai alla ricerca del post, vai. Vai alla ricerca del post. L'ha cancellato, l'ha scritto e poi l'ha cancellato. Quindi tu lanci il sasso e poi ritrai la mano, no? Allora la lanci fino in fondo. Può darsi che qualcuno le abbia fatta ritrarre la mano. È un'altra storia. Ma lo ti amo! Non apriamo.
Non dichiararlo così pubblicamente. Mauro, parla vicino al microfono, se no non te si sente. Va bene, va bene. Bene. Arrivo a allora, Milano e ti bacio in bocca anch'io. No, ti prego, no. Per il post-pandemia proprio no. Ma ci mancherebbe altro. Va bene. Ci ha detto. Allora, cioè, Mauro, mai successo però così un rifiuto secco in questo modo. Mauro, rimani, rimani. No, anche perché bravoloso. Con Rosa che è amica, ieri si è baciato in bocca anche Mara Venier. Pure lei. Ce l'abbiamo al pezzo. Voglio, allora, proprio. Fermi tutti, dopo lo mandiamo in onda. Intanto stiamo, grazie, dai. Adesso vado di là, ci sono altri ospiti, cantanti che ci aspettano. Vittorio Introcaso, ma che io continuo a dire... Non si collega il telefono, Vittorio, mettetevi su Skype tutti e due, Vittorio e Mario, capisco che siate in condizioni improponibili questa mattina, però vi aspettiamo. Vittorio, nel frattempo, ma con chi non poteva non parlare il nostro Vittorio, secondo voi? Ma con Carla Bruni, era lì che l'aspettava da una settimana Carla Bruni, guardate. Cerco l'estate tutto l'anno. Sono felice di essere venuta a Sanremo. Per me è stato un onore pazzesco e un piacere pazzesco. Che cosa ti porterai da qui? Mi porterò questo ricordo meraviglioso, questa canzone meravigliosa, con la Pesce di Martino che sono meravigliosi. Senti. E incrocio le dita per loro. Un aeroplano. Ti manchiamo un po'. Mi mancate tantissimo, ma io torno presto, sai, spesso. Magari magari di nuovo al Festival Ogni di Sanremo. Ogni volta che il Festival mi invita vengo. Grazie. Grazie. Ciao Carla, grazie. Ciao, grazie. Di non avere più risorse. Avete cantato con Carla Bruni. Bello, no? Bellissimo. Sì, bella esperienza. Bellissima esperienza. Ma il marito l'avete conosciuto, era contento? Che... Era molto contento. Che ti ha detto molto... in francese il marito? Ama molto la musica italiana, i cantautori. Una voce incredibile Carla, molto delicata ed elegante. Azzurro è una delle canzoni italiane più belle della storia. Solo le canzoni. Mengoli. Sì, solo le canzoni. Mengoli, buongiorno. Sai che per un certo buongiorno. Punto pensavo di aver vinto Sanremo? Perché è una questione di consonante, Mengoli, una L ma fregato. Piccola così. Beh, però ti avrei visto bene col completo di Versace in pelle. Direi anche baciare anche un altro uomo, ma avresti visto bene. Che fra l'altro era, non so, del 92 questo completo, per cui vintage. Però gli stava da Dio a Mengoni, mamma quanto era bello. Sì, lo stile è perfetto. Ripreso da Elvis, perché anche Elvis andava col completo di pelle. Questi così, sono gli style, guardate, eccoli belli. Qua. Beh, loro elegantissimi, bellissimi. Sono questi i cinque, sì, la cinquina? Sì. Ernesto Assante, buongiorno Ernesto. Voi, buongiorno. Ciao, a voi. Grazie buongiorno di essere collegato con noi. Grazie. A voi. Ti abbiamo buttato giù dal letto stamattina anche a te? No, magari. Tu, con curiosità, rispetto a quanto detto prima sulla Oxa, no? Che si sono un po' infervorati qua nel nostro studio tra il buon Mauro Coruzzi, che credo sia ancora collegato, Mauro? Sì, sono qui. Ecco. Che cosa ne pensi tu della Oxa e di questo Sanremo 2023? Allora, parto dalla seconda domanda. Del Sanremo 2023 penso bene, obiettivamente è stato un programma di grande successo e quindi difficile per darne male, ma direi anche musicalmente medio, quindi con canzoni tutte abbastanza buone, ma nessun picco né in alto né in basso, e con un programma appunto costruito sull'arte della sorpresa, che penso sia la cosa migliore in assoluto per il pubblico da casa. Poi per la Oxa penso che abbia fatto delle vere e proprie performance, quindi mescolando l'arte della canzone e quella dello spettacolo, la visualità. Probabilmente non è stata la cosa migliore che ha fatto nella sua vita, ma sicuramente interessante. Perché non è stata una delle cose migliori della sua vita, Ernesto? Perché in generale, spara. Credo che abbia una capacità personale e vocale migliore della canzone che ha presentato, una canzone dei mystery, fantasy, costruita in maniera sofisticata ma non particolarmente comunicativa. Quindi era una performance, quindi apprezzabile per la performance ma non tanto per la canzone, credo. Allora, voi siete d'accordo in studio? Silvia, tu io, che Sanremo lo conosci, ma hai una estensione vocale importante, per cui
a livello tecnico ci interessa anche sapere, che poi lei ha fatto un duetto. Io credo che lei si sia espressa vocalmente, si sia espressa per il momento che sta vivendo artisticamente Anna, quindi la sincerità di cui parlavamo prima, il fatto di portare sul palco se stessi con sincerità, sì, con onestà, con autenticità. L'estensione, sì, non è in discussione perché l'ha espressa nella canzone, che... e anche graffiando, attenzione, il graffio in una canzone con un'estensione come quella, me lo potrà dire anche Manzocchetti, che di estensione ne capisce, portare il graffio senza spezzare la voce è, sì, cosa complessa. Anche perché qua ci sono dei signori professionisti in studio, quindi scusatemi, questo è da dire. Manzocchetti. Silvia ha ragione, perché dopo un graffio riportare la voce ovviamente pulita, a quell'altezza e pulita, è molto difficile. Ma io sono d'accordo con Mauro, perché la gara fino a un certo punto, nel senso che se uno porta se stesso, se è coerente con quello che ha sempre fatto, con Anna che ha questa grande estensione, ma questa, a mio avviso, anche comunicabilità, io credo che lei il suo festival l'abbia fatto e si sia messa in gioco e si sia divertita. Poi dopo tanto tempo rientrare, lo stesso problema l'ha avuto anche Giorgia, quindi rimane complicato dopo tanto tempo tornare e entrare subito in tackle. Adesso parleremo anche di Giorgia, delle canzoni, a lotta. Ma parlando sempre di... Sì, di Oxa. Ma lei, a me è piaciuta moltissimo la canzone. Anche a me. Veramente tanto, ma proprio tantissimo. Potuta... Solo che forse è stato un problema di audio, non so, all'inizio non si comprendeva bene il testo, tutti, secondo cantanti, me. Ma quello per tutti, cantanti quest'anno hanno sofferto tutti. No, per il testo. Non gli è parlate di audio a blanco, no, ragazzi. Per il testo. Prego. Allora, sentiamo però nel duetto Anna Oxa... come ha cantato, nel senso che nel duetto noi, essendo più abituati a conoscere questa canzone, Un'emozione da poco, che è stato un grande successo, magari forse l'abbiamo riconosciuta di più, questa è una domanda ovviamente che faccio a voi. Intanto riascoltiamola, parleremo anche delle serate di duetti, che è stata una serata top, piena. Top. L'inciso è bellissimo. Pensare che vivresti benissimo anche senza me. Tutti i professionisti, no? Era un'Anna Oxa che ricercava la nuova, cioè il suo, sì, nuovo... Sì, una nuova Anna Oxa, appunto. Grandissima tecnica, sicuramente, estensione. Sì. Qui l'ha un po' ostentata nel duetto, ha voluto far vedere anche come se fosse un soprano, una cantante lirica pure lei. Ha cercato tu che sei degli un cantante acuti, lirico. Ha cercato degli acuti estremi. E anche secondo me un certo misticismo, perché a me all'inizio, proprio la prima sera quando l'ho vista, mi ricordava un po' una cosa vista e rivista in realtà, perché mi ricordava Madonna ai tempi di Frozen. Sì. Questo scendeva un po' anche, strega maledetta anche, sì, per, sì, le, sì, movenze, sì, sì, i tatuaggi sulle mani, un po' mi ricordava, bello, questo, bello.
E quindi secondo me è un percorso che la Oxa sta facendo, un percorso interiore d'artista. Sì, però con un'emozione da poco, tutto il resto c'entrava meno, nel senso che lei è partita cantando questo pezzo, no? Secondo me anche è partita sì, anche autocelebrativo, perché è stata una delle poche che ha proposto pezzi suoi nella serata dei duetti, quindi un po' autocelebrativa con anche questa Giorgio. Grande forse performance. Non c'era bisogno di svisare così tanto, cioè la sera del venerdì ti devi fare riconoscere, hai tutta la settimana per portare il tuo inedito, la novità. Il venerdì la gente vuole sentire la canzone. Sentiamo Mengoli. Forse lei pensava di cantare la canzone dopo, quindi faceva un po' di vocalizzi per scaldarsi la voce, capito? Quindi, però devo dire che sta studiando questa tecnica, forse ha un percorso già preparato, l'ha pensato nel tempo. E io penso che se lei fosse andata con una canzone, mi permetto di dire, un'emozione da poco, quella quest'anno, e si è fatto due vocalizzi, forse si capiva di più. Esatto, gli arrangiamenti sono importantissimi. Guarda, Morandi, Albano e Ranieri sono stati comunque contenuti e hanno avuto quell'esplo pazzesco. Quindi pezzi così storici, anche se sei tu che lo canti o che l'hai scritto, bisogna rimanere comunque rispettosi e mantenersi. Poi questi soli così lunghi, questi assoli di un minuto, e non siamo in un concerto. Quando sei in un concerto puoi farlo. Ma sono d'accordo, Francesco. Che bello. Francesca, scusa. Lei è bravissima, straordinaria, però forse non era il palco adatto, però lei a me piace. Mauro, mi piace quando ricercano. No? Mauro, quando vedi che anche nel duetto non l'hanno capita, però in molti. Posso tornare un attimo indietro alla canzone di Sanremo, a quella in gara. Allora, c'era una commissione selezionatrice, c'era un direttore artistico, quindi se è stata scelta è evidente che per la commissione selezionatore artistico, nonché il direttore del festival, Amadeus, questa canzone andava fatta a Sanremo. La canzone la decidi una settimana prima. Seconda cosa, sul fronte dell'esagerare, del too much, del darci dentro con gli acuti, vorrei ricordare che Sanremo è stata anche l'ultimo teatro, purtroppo, dove si è esibita una grande cantante italiana che non c'è più, a nome Giuni Russo, che passava dal cantare con una voce, definiamola da musica leggera, al lirico con grande facilità. Ora, se lo fa Anna Oxa, diventa un problema. Forse ha voluto solo sottolineare che è in grado di farlo. Non era questo. Ma non l'ha fatta Sanremo la Giuni Russo i vocalizzi? Non li ha fatti Sanremo? Morirò d'amore cos'era? Te la ricordi? Morirò d'amore! Morirò perché era la canzone in gara. Non era un minuto. Cioè, era una canzone in gara, ragazzi. Andate a risentirla. Morirò d'amore, morirò per te. Oh, quella è lirica a casa mia. E lei lo sapeva fare, così come la sa fare la signora Oxa. Punto a capo. Sono eccellenze. Facciamocene una ragione, potranno essere antipatiche, potranno essere state magari poco, comunicative, ma sono oltre. Sono curiosa di sentire Ernesto Assante, scusate, che è uno dei maggiori esperti, giornalisti esperti di musica. Assante. Guarda, credo che sia il contrario, cioè che lei è molta più bella figura nella serata dei duetti, dove si è capita la sua nuova idea di musica, il suo nuovo stile, il suo nuovo mondo, in maniera secondo me più precisa, perché la canzone la conosciamo, la apprezziamo e abbiamo potuto apprezzare il suo nuovo modo di essere, mentre invece con la canzone in gara era sicuramente una cosa più confusa, più difficile da comprendere. Io ho apprezzato molto di più il duetto, che duetto non era, perché appunto dava a lei modo di farsi comprendere nella nuova dimensione musicale che vuole avere, e nella maniera più completa anche nel nuovo modo di cantare, perché canta in una maniera diversa da prima, e quindi è stato secondo me molto più interessante la cover che non la canzone in gara. Allora,